Natale Giunta, chef poliedrico, e certe volte pensiamo anche che sia anche che ha bisogno di ubiquità, perché Palermo, Roma, televisione, Castellammare a Palermo. Io volevo chiederti una cosa, oggi si parla tanto di tipicità e di ritorno alla tradizione. Questa idea, questa tendenza può cozzare contro l'idea gourmet e comunque secondo te le cose come stanno? Intanto grazie, io penso che senza la tradizione, senza la storia della cucina, la cucina gourmet non ha motivo di esistere. Questo ritorno alla tradizione secondo me è un grande ritorno, perché si ritorna a grandi piatti classici dove con l'esperienza della tecnica, con l'esperienza dell'innovazione adesso escono veramente dei prodotti eccellenti, ed è quello che oggi il cliente vuole, perché diciamo che noi abbiamo il riscontro immediato al tavolo. Oggi si sta ritornando, vengo da Roma ieri, cacio e pepe, buccia di limone, scampi crudi sopra, la gente è un piatto che impazzisce, perché pensa a quel piatto della sua storicità, tu gli aggiungi degli elementi che non lo squilibrano ma che lo rendono anche importante, e da lì i grandi piatti della tradizione possono avere un grande rapporto. Quindi più che ritorno alla trattoria, forse l'idea di una trattoria contemporanea, di un ristorante contemporaneo, piuttosto che ritorno alla trattoria di una volta? Io sono convinto che ci vuole la trattoria che deve fare i piatti storici, che nessuno deve toccare, anzi quell'identità deve essere sempre più valorizzata nella qualità. E poi quel ristorante contemporaneo che usa quei prodotti e quelle ricette della cucina classica, ma con l'età e con la tecnica e con l'innovazione fa il piatto suo, diventa quel piatto importante, dove la gente oggi al ristorante ci va perché vuole mangiare, non vuole vedere più il finto piatto. L'ultima creatura di Natale Giunta, un nuovo ristorante a Roma con vista pazzesca sui Fori Imperiali. Come sta andando? Benissimo, ma soprattutto sta andando bene, posto pazzesco. La grande soddisfazione è vedere in questi 15 anni delle mie trasferte a Palermo-Roma per motivi di lavoro, vedere il ristorante, quasi il 70-80% dei clienti che ogni sera abbiamo l'agenda in overbooking arrivano da fuori, quindi entrare all'interno di un albergo non è mai facile, e noi abbiamo questo roof davanti all'altare della patria, davanti al faro di Traiano, strapieno ogni sera di gente che arriva da fuori per venire a cenare. Ultima cosa per chiudere, i tre piatti del cuore di Natale Giunta li abbiamo? Li possiamo dire? Sì, i tre piatti del cuore sicuramente. Un piatto del cuore è una melanzana in crosta di nero di seppia, quindi una melanzana ricostruita, aperta dentro, dove c'è il caciocavallo, il pomodoro, il basilico, legata a quei piatti della storia, perché io vengo da una famiglia che si facevano ancora il pomodoro, e quindi per me il pomodoro è il pomodoro, quindi sono legato a questa grande terra, a questa grande cucina che è quella familiare. Poi c'è un gambero crudo che faccio con un estratto di buccia di limone, utilizzando poi le bucce del gambero, un crumble fatto invece con la mollica di pane, quindi un altro piatto personale che mi rappresenta. E poi un gelato che faccio quest'anno, forse il piatto più storico, 20 anni che lo faccio, un gelato limone vaniglia, dove ci sono le fragoline, c'è il basilico, ci sono i pistacchi croccanti, i pistacchi salati, piatto veramente, forse il piatto storico.